Noi abbiamo cominciato a lavorare sul tema della semplificazione già da qualche mese, diciamo, prima che iniziasse il progetto riformativo, perché a seguito dell'evoluzione della legge del Rio, le province che hanno subito una serie di trasformazioni e quindi anche riduzione delle risorse ci hanno costretto a rivedere un po' i procedimenti e a semplificarli per poter gestirli in maniera più ottimale. Il progetto riformativo è capitato quindi in un momento molto propizio per noi, perché eravamo in questa fase di riorganizzazione e quindi abbiamo approfittato del supporto metodologico fornito dal Formez per accelerare questo processo, anche se soltanto su alcuni temi che ci riguardano, ma per accelerarlo e renderlo più strutturale e più proficuo. Certamente l'esperienza che stiamo facendo con Formez dal punto di vista metodologico ci sta aiutando parecchio, perché la semplificazione è una materia che non si improvvisa e quindi il supporto metodologico e anche l'esperienza che viene anche dalle altre amministrazioni ci serve tantissimo e dà la possibilità a noi di raggiungere gli obiettivi in maniera più celere e in maniera più strutturata. Voglio evidenziare alcune delle tante criticità che abbiamo riscontrato proprio in questa analisi di revisione dei procedimenti. Innanzitutto il rapporto particolare che c'è tra noi autorità competente e il SUAP, che nel nostro caso in particolare non svolgono il ruolo che è previsto dalla normativa. Stiamo procedendo con un processo di alfabetizzazione rivolto ai SUAP in modo tale da poterli allineare le competenze di legge, e questo è un lavoro che appunto è fondamentale, perché attualmente prima di iniziare il processo di semplificazione tutto il lavoro svolto dai SUAP era in carico alla provincia. L'altra criticità in particolare che abbiamo riscontrato è la carenza documentale che il SUAP, appunto per questo ruolo che non veniva svolto in maniera ottimale, la carenza documentale sia in termini di presenza di documenti richiesti dalla norma, sia in termini anche di qualità dei documenti. E questo è l'altro lavoro che stiamo conducendo, che stiamo portando avanti, quello di coinvolgere le professioni per renderle, parliamo di professioni tecniche, per renderle più idonee a svolgere le attività istruttorie per quanto riguarda la presentazione delle pratiche. E poi c'è anche una criticità trasversale derivante appunto da quando chiamiamo gli altri soggetti a esprimere parere, c'è un po' di confusione sui tempi, sulle procedure, e anche su questo ci stiamo lavorando con la manualistica e con tutta un'attività metodologica che metteremo a disposizione di tutto il sistema locale per poter ottimizzare tutto il procedimento di autorizzazione unica ambientale. Tutto l'aspetto metodologico, quindi definizione delle competenze, chiara definizione delle competenze, quindi ruolo tra la provincia, SUAP e anche gli altri soggetti competenti al rilascio dei pareri ambientali, e anche le modalità di espletamento della conferenza di servizi, che anche questo riveste carattere di criticità. Ci stiamo lavorando, quindi su questo i risultati che otterremo in questo processo di semplificazione e di ottimizzazione saranno sicuramente punti salienti. Tutta la nostra esperienza sarà messa a disposizione del sistema, e cercando anche di capire e di imparare anche dagli altri se ci sono buone pratiche che possono essere importate, e quindi mettere tutto a sistema. Abbiamo operato una scelta degli strumenti a disposizione secondo quello che erano le nostre esigenze e soprattutto dopo un'analisi di contesto, e abbiamo scelto di concentrarci ovviamente, dopo aver operato un riassetto dell'organizzazione abbastanza radicale, sull'analisi delle competenze che abbiamo posto a base non solo del piano dei fabbisogni di personale, ma anche e soprattutto del piano formativo. E le due parole chiave per noi sono state riallocazione e formazione,
e soltanto a seguito di questo abbiamo pianificato il fabbisogno di personale. E stiamo facendo un'analisi mirata su alcune direzioni che sono particolarmente strutturate come flusso di processo, che quindi hanno delle professionalità molto delineate e delle competenze, delle strutture dirigenziali molto definite. Da questo punto di vista stiamo mappando la rilevazione che riguarda direzioni che sono di circa 660 persone, utilizzando anche i risultati dell'analisi delle competenze che, come ho detto, le poniamo a base poi anche del piano dei fabbisogni. Il momento fortunato, tra virgolette, è l'entrata in vigore del nuovo contratto delle funzioni locali, che prevede la possibilità, attraverso una commissione paritetica, di ridefinire completamente l'ordinamento professionale delle regioni e degli enti locali. Ebbene, quale miglior momento di avere un risultato di analisi delle competenze e dei fabbisogni di personale per utilizzare al meglio il nuovo sistema di classificazione del personale? L'idea è quella di fare rete, non tanto essere benchmark o meno, ma di fare rete con le altre amministrazioni per costruire un'esperienza dall'alto che poi possa aiutare chi governa a elaborare degli strumenti sempre migliori per migliorare le politiche del personale. Siamo orientati in questo progetto dal 2017. E fondamentalmente per noi è un'occasione molto molto importante, perché la riforma è una riforma che lascia molti dubbi. A seguito di quella riforma sono state fatte anche delle circolari interpretative che hanno reso ancora più difficile l'attuazione della conferenza di servizi. Su questo cerchiamo di lavorare per dare piena attuazione alla conferenza dei servizi, e il Formez per noi è il soggetto che ci accompagna meglio nello sciogliere i dubbi interpretativi che vengono dalle norme, e anche per coinvolgere gli enti che collaborano continuamente con noi e che si vedono anche loro travolte dalla normativa, per cui le tempistiche certe, le conseguenze del non rispondere o le risposte che fino ad un certo punto erano date non tanto certe, ora devono diventare o assenso o dissenso, e quindi anche per gli enti è un momento importante. A Prato è stato fatto un incontro con la presenza del Formez e degli enti con cui noi lavoriamo costantemente, e sono emerse delle problematiche che cerchiamo di risolvere nella fase successiva, stabilendo con protocolli di intesa o comunque con documenti operativi delle linee operative oggettive da attuare. In più ci verrà in supporto la messa a punto di una piattaforma di Regione Toscana, che Regione Toscana mettere a disposizione degli enti, con la quale è possibile convocare in conferenza di servizi gli enti terzi, e per gli enti è più facile, più agevole vedere la documentazione e eventualmente esprimere il parere in questa piattaforma. Quindi mi auguro che ciò dia anche una svolta oggettiva alla conferenza, che fino ad ora non abbiamo attuato nel pieno della riforma. Le principali criticità, secondo la nostra esperienza, sono legate al fatto che la conferenza di servizi richiede delle misure operative costanti, dovrebbe diventare prassi ordinaria, quindi avere un supporto anche telematico di condivisione in cooperazione applicativa della documentazione spesso corposa, non chiara, non ben identificata. Per cui sicuramente misure organizzative interne, supporto telematico sono necessarie.
Per quello che riguarda invece l'intervento sulla normativa, a mio avviso non è così chiaro quando la conferenza scatti. Quindi occorrerebbe che a livello legislativo fosse precisato se si tratta comunque di due soggetti oltre l'amministrazione procedente o se si vuol dare un ruolo attivo all'amministrazione precedente, per cui la conferenza scatta solo con la presenza di un'ulteriore amministrazione coinvolta. Cerchiamo di tipizzare i procedimenti, soprattutto di capire quelli che sono i procedimenti più complessi, quando è che si può ritenere di dover attuare immediatamente la conferenza sincrona. In questo per dare supporto anche ai tecnici che operano sulle pratiche oggettivamente, quindi capire quando si può far scattare la conferenza sincrona immediatamente e anche adeguare quelle che sono le schede istruttorie in modo che i tecnici sappiano quali sono le conseguenze dell'inizio del procedimento e quali le modalità più adeguate per la gestione di quel procedimento. Quindi una tipizzazione in questo senso e poi, se fosse possibile, il raggiungimento di una collaborazione trascritta con gli enti terzi, potremmo esportare questo modello alle altre amministrazioni coinvolte nella seconda fase del progetto. Questa per noi è stata un'opportunità che abbiamo voluto cogliere, che ci dà un metodo di lavoro operativo. Il framework significa questo per noi, acquisire un metodo di lavoro operativo per tentare di spostare la logica della programmazione dei fabbisogni personali basata su una spesa storica a una logica di tipo, e quindi burocratica, a una logica di tipo manageriale basata sull'analisi dei fabbisogni. L'opportunità più grande che noi intendiamo cogliere con questo progetto è individuare le modalità di contenere la spesa di personale anche attraverso processi riallocativi. Il processo riallocativo del personale è molto importante. Nel corso degli anni il Comune di Pescara ha registrato un altissimo tasso di pensionamenti. Il turnover tuttavia è stato scarso e oggi registriamo una composizione qualitativa di profili non elevati che per noi è necessario in qualche modo riallocare. Questo è uno dei vincoli maggiori e io intravedo nello strumento che ci dà il progetto e quindi nei framework un metodo di lavoro che mi consentirà di riportare nella mia amministrazione una proposta operativa anche alla classe politica affinché il dirigente acquisisca un livello manageriale più importante e la classe politica abbia anche uno strumento o cruscotto direzionale per rendersi conto delle scelte che poi è chiamata ad adottare in base alle sue competenze. Abbiamo scelto l'analisi della programmazione, la programmazione del fabbisogno di personale e quindi l'analisi, l'assessment, come si dice in termini tecnici, delle competenze professionali perché il Comune di Pescara è in una condizione di riequilibrio economico-finanziario da circa 3 anni. Siamo entrati nel 2014 in questa fase e la prima dimensione strategica che abbiamo dovuto affrontare è stata proprio la rideterminazione della dotazione organica. Noi abbiamo intravisto l'opportunità di partecipare al progetto come un'opportunità di rimettersi in gioco sostanzialmente nella acquisizione di una metodo di lavoro per programmare il proprio fabbisogno di personale. Avevamo l'opportunità di scegliere anche il sistema di valutazione della performance, abbiamo ritenuto che per le condizioni di personale il Comune di Pescara, che è passato da 1.400 dipendenti nel 2009 a 750 dipendenti nel 2018, abbiamo ritenuto che non era più la politica assunzionale quella che potesse
in qualche modo garantire la mission dell'ente e quindi il mantenimento delle funzioni istituzionali, bensì un processo manageriale interno di analisi della composizione qualitativa del personale che la cui leva assunzionale non può più essere l'unico modo con cui declinare le politiche, i servizi ai cittadini e le politiche programmate. E quindi abbiamo scelto questa linea nel tentativo di fare un percorso interno, in qualche modo, di rilettura della nostra struttura che ci consentisse di entrare in una dimensione nuova. Noi vogliamo concertare con le altre amministrazioni problematiche e criticità che abbiamo riscontrato nella prima fase iniziale di questo progetto affinché loro possano avere un metodo, diciamo anche testato se vogliamo, per consentirgli di gestire una fase applicativa immediata. Una delle problematiche più grandi diciamo che noi registriamo è proprio il disallineamento temporale nella programmazione dei fabbisogni di personale. Noi speriamo che Comuni Pescara con questo framework sperimenti la possibilità di avere uno strumento agile e la sua sperimentazione possa essere una sperimentazione pilota che noi metteremo a disposizione delle altre amministrazioni che ce lo richiederanno.